Bentornati su Grape Me, io sono Manuela e oggi parliamo del pigato doc. Il pigato è sicuramente uno dei vini più rappresentativi della Riviera Ligure di Ponente Doc. Le origini del nome hanno due teorie, quindi la prima è dall'origine al dialetto ligure piga o pigau, che significa puntinato, proprio per i puntini che ci sono sugli acini dell'uva. La seconda teoria invece prende il nome da un vino aromatizzato nell'antica Roma che si chiamava picatum. Il pigato è il vino più prestigioso del Savonese, è fatto con vitigno autoctono pigato, è un vitigno sconosciuto nel resto del paese ma molto conosciuto invece in Liguria. E le zone di produzione sono da Genova a Imperia e a seconda poi della tecnica di vinificazione di ogni produttore può essere sia superiore che passito. Ok, queste sono le cose che devo dire. Quindi adesso le dici bene. Ok, sue peculiarità. Vado, non mi ricordo cosa. È un oggi in particolare vi parlo di questo pigato, che è un pigato doc del 2019 di viticoltori in Gauni. Il colore si presenta con un giallo paglierino con riflessi verdognoli. In generale è un vino morbido, avvolgente e direi anche quasi setoso quando lo si sorseggia. Al naso è intenso, caratteristico, con sentore di camomilla e ginestra. Il sapore è caldo, lievemente amarognolo, mandorlato e secco. Vediamo ora qual è l'abbinamento cibo-vino perfetto. Il pigato è un vino bianco, quindi si abbina perfettamente al pesce oppure anche a carni bianche. In particolare io l'abbinerei con un antipasto come un'insalata di mare oppure con acciughe sotto sale. È ottimo soprattutto con i piatti tipici della Riviera Ligure come il cappon magro, il coniglio alla ligure o le lattughe ripiene. Il pigato è un vino che è perfetto per l'aperitivo ma anche a tutto pasto, quindi va benissimo per un appuntamento romantico ma anche per una cena di lavoro o addirittura da portare se si è invitati a cena. Come sottofondo musicale metterei una musica romantica come Cyndi Lauper, True Colors. Come film consiglierei Lost in Translation, che è un film molto carino, curioso, guardatelo, e che rispecchia perfettamente le caratteristiche. I don't want to leave. So don't stay here with me. We'll start a jazz band. Per oggi su Grape Me è tutto, alla prossima puntata. Yeah, it can be for you.